Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi vi presento Fusion. Sì, avete capito bene, abbiamo la possibilità di testare questa fantastica telecamera a 360 gradi made in GoPro che dai primissimi test che sto facendo risulta essere la GoPro migliore di sempre, come direbbe Steve Jobs se fosse il proprietario di GoPro. Effettivamente questa telecamera è una telecamera a 360 gradi e lavora con uno stitching impressionante. Il punto di forza di questa telecamera è proprio questo, lo stitching. Per chi di voi non sa di cosa si tratta, la GoPro Fusion è formata da due telecamere, una anteriore e una posteriore. Nel frattempo sto passeggiando in modo che possiate vedere anche le differenze di luce mentre cammino e vediate come si comporta la GoPro con queste due lenti, quindi come si comportano le due lenti GoPro in differenti condizioni di luminosità. Praticamente come funziona? Funziona che sono due lenti, una da una parte sferica e una dall'altra sferica, che si uniscono in un unico punto che viene cucito dal programma. Inizialmente le telecamere a 360 gradi funzionavano in maniera un po' più grezzotta, nel senso che erano sei telecamere che venivano montate su un rig e poi dovevano essere cucite tutte e sei queste immagini. Adesso invece che cucire sei telecamere, riusciamo a cucirne solamente due, perché la GoPro Fusion ha due telecamere che superano i 180 gradi di field of view, quindi di visuale dell'inquadratura, e il disavanzo che si crea nel bordino di congiunzione ci permette di avere il margine per andare a correggere l'errore, tant'è che se date un'occhiata sotto in direzione della mia mano vedrete che non c'è il bastone. Quindi la GoPro in automatico, tramite un programma di post produzione che si chiama Fusion Studio, vi permette di andare a nascondere le parti indesiderate di questo video. È una cosa che solitamente si fa in post produzione con programmi tipo Autopano, piuttosto che programmi comunque di post produzione mistica e via dicendo, quindi programmi effettivamente professionali, e vi garantisco che non è facilissimo utilizzarli, soprattutto per chi è alle prime armi con queste telecamere a 360 gradi. GoPro Fusion, grazie al suo programma di post produzione, appunto Fusion Studio, facilita tutto quanto questo in una maniera estrema. La telecamera ci permette di fare riprese fino a 5.2K, che, state attenti, non vuol dire che supera i 4K dei canonici, della canonica GoPro Hero 6 Black Edition, vuol dire semplicemente che tutto l'insieme dell'immagine a 360 gradi viene a portare 5.2K. Quindi in realtà, nel momento in cui nel 2018 uscirà il programma tanto acclamato da Nick Woodman, che è l'Overcapture, in quel momento lì potremo utilizzare la telecamera al suo massimo grazie all'utilizzo, diciamo, di un crop automatico dell'immagine nel momento in cui noi giriamo la telecamera. Non sto a dilungarmi troppo su questo discorso perché è più facile farvelo vedere che farvelo capire a parole, e quindi finché l'applicazione non sarà online è inutile che mi dilunghi su questo discorso. Mi piace di più l'idea di soffermarmi sulle capacità tecniche di questa telecamera, perché effettivamente sono incredibili. La prima delle cose che mi intriga estremamente è il fatto che nei punti di giunzione, quindi diciamo se io appoggio la telecamera, ci mettiamo magari al sole, apro il treppiedi che viene fornito insieme alla GoPro, lo appoggio qui per terra e io in questo momento sono a una distanza diciamo di casualmente a un metro, perché nel prossimo
tutorial o test, farò dei test anche di distanza dalla lente. Siamo a 1,40 m dalla lente. Vedete che se io ruoto cercando di rimanere più o meno alla stessa distanza di 1,40 m, quindi mi metto in questa posizione, ora mi trovo praticamente nel lato della telecamera, quindi tra due lenti, la lente frontale e la lente posteriore della telecamera. In teoria, con la maggior parte delle telecamere a 360 gradi, questa posizione e anche quest'altra posizione qui sono le due posizioni più odiate dalle telecamere a 360 gradi, perché è proprio qui il problema di stitching che si viene a creare. In questo caso, a seconda delle distanze che otteniamo che avremo dalla nostra telecamera, vedrete le varie differenze. Ma questo è un argomento del prossimo test tutorial, ovvero la telecamera ferma in un punto e le distanze minime e le distanze massime che possiamo andare ad avere con la nostra, dalla nostra GoPro, per non ottenere, diciamo, quell'effetto di stitching fastidioso di cui vi ho parlato prima. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che lo condividiate perché lo reputate molto interessante. Iscrivetevi al mio canale se non lo avete ancora fatto, ascoltatemi con le casse perché questo è anche un audio stereoscopico a 360 gradi, perché GoPro Fusion al suo interno ha anche più altoparlanti, più microfoni, scusatemi, che ci permettono di appunto catturare l'audio a 360 gradi. Ci vediamo con il prossimo video su questa piccolina. Ricordatevi di seguirmi, ne farò tantissimi. Ciao!